Ciao a tutti, benvenuti sul nostro canale Rosso da Terino. Oggi faremo del salmone in crosta di patate. Per tre persone, io ho preso tre fette di salmone, circa tre patate affettate con la mandolina, quindi sottili sottili, del sale aromatizzato, troverete il tutorial sulla nostra pagina, un po' di rosmarino, un cucchiaio di parmigiano grattugiato, dell'olio extravergine di oliva, e un po' di pan grattato. E andiamo avanti, seguiamo la ricetta. Vi farò vedere che è molto semplice e molto gustosa. Allora, io ho messo un foglio di carta forno sulla leccarda del forno, metto un filino di olio extravergine, prendo il salmone, come vedete già ho tolto la spina centrale, così dopo non abbiamo paura delle spine dell'osso, più che altro osso centrale. Ecco qua, le sistemo sulla teglia. Adesso mettiamo un filino 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 di olio, pochissimo, così, un filino di sale, questo è aromatizzato. E le patate, mettiamo nelle patate un po' di olio, un po' di sale e le giriamo. A questo punto, così, a questo punto mettiamo le patate sul salmone, ricoprendolo tutto in questo modo. Una volta messe le patate sul salmone, su tutte e tre le fette di salmone, prendiamo una ciotolina, mettiamo un cucchiaio di pan grattato, un po' di parmigiano grattugiato, un cucchiaio più o meno abbiamo detto, poi prendo un coltello, taglio un po' di rosmarino, un po' piccolo, in modo, faccio questa operazione, la metto sulle patate, in modo che dopo risulteranno croccanti. Quindi salmone bello morbido, le patate belle croccanti. Ecco qua, e mettiamo questa farcitura sulle patate. Abbondante, abbondiamo. Adesso, voilà, mettiamo in forno per 20 minuti a 180 gradi, forno ventilato, nel forno statico 190 gradi. Ciao, a dopo! Trascorsi 20 minuti, il salmone in crosta di patate è cotto. Ecco qua il risultato. Adesso lo impiattiamo. Io lo accompagno con un'insalatina di valeriana già lavata ed asciugata, ecco qua, e con una dressing allo yogurt preparato da noi. Per il tutorial lo troverete sulla nostra pagina Rosso da Terino. E vado a condire l'insalata, l'insalatina. Se non vi piace la valeriana, chiaramente potete usare altri tipi di insalate. Voilà. Ecco qua. Il nostro salmone in crosta di patate è pronto. Se vi è piaciuta questa ricetta, mettete un like sulla nostra pagina Rosso da Terino. Ciao, alla prossima!